Ciao e benvenuti in questo nuovo video. Oggi video molto 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 speciale, cioè non speciale tanto quanto il video della settimana scorsa con il mio coming out, ma video altrettanto speciale perché questa volta non sarò sola. Come ben sapete, sono un'autrice di romanzi per ragazzi ed è appena uscito il mio nuovissimo libro. Vorrei farvi vedere una copia fisica, ma non ce l'ho ancora, quindi ho stampato la copertina e l'ho messa sopra un altro mio romanzo. Spero di avere una copia fisica quanto prima. Il nuovo romanzo, Come le cicale, parla di un amore estivo e quindi mi sono chiesta: quale sarà stato l'amore estivo o il primo amore dei miei amici? E quindi me lo sono fatto raccontare. Ciao Fiore! Allora, come mi hai chiesto, ti mando questo breve racconto sulla mia prima cotta che si è verificata nell'ultimo anno di scuole medie, quindi in terza media. Io avevo 13 anni. Fui messa di banco davanti a un compagno di classe. Parlando durante gli intervalli ci accorgemmo appunto che ci piacevano le stesse cose, le carte di Yu-Gi-Oh!, i Pokémon, le console della Nintendo. Eravamo due abbastanza nerd e io iniziai, insomma, a interessarmi un po' a lui. Però il problema è che non riuscivo a manifestarlo nel modo giusto. Non era una cosa tipo mi piace, quindi gli dico che mi piace, vediamo se c'è. Era più una cosa tipo lui mi piace, quindi devo farmi notare, quindi lo insulto. Oppure gli facevo i dispetti, gli facevo delle battutine, perché ero uno di quei bambini che non sanno gestire bene le emozioni. Quindi diciamo che lui non ha poi ricambiato questo mio interesse affatto, anzi, si fidanzò con un'altra amica nostra in comune. E io ci rimasi malissimo. Malissimo, tanto che appunto credo a lungo andare di aver manifestato così tanto la mia delusione da aver reso palese il mio interesse nei suoi confronti. Poi la scuola finì, so che lui si lasciò, era estate, poi non capitava più di vedersi tutti i giorni, quindi io mi dedicavo ai miei interessi, ai videogiochi e queste cose qua. Finché un giorno lui mi chiamò, mi ricordo io stavo giocando a Zelda, quindi ero proprio impegnatissima. Mi chiamò e mi disse: "Ciao Fra, come stai? Bene. Senti, un'altra ragazza mi ha chiesto di fidanzarmi con lei." Ah. Ok, se io ti piaccio, dimmelo perché magari decido tra te e lei, che già così è terribile, no? Beh, col senno di poi è una richiesta un po' strana, diciamo, però vabbè, eravamo piccoli. Quindi io ho detto, vabbè, dai. Cioè, io sono qui. Lui poi mi ha detto, ok, ora ci penso, poi ti richiamo. Poi quando mi ha richiamato, tipo un'ora, 2 ore dopo, così, e mi ha detto che aveva scelto me. E quindi mi sono fidanzata con il mio primo fidanzatino. È durata 2 anni e mezzo, poi vabbè, ovviamente si cresce, ero piccola. Come prima esperienza è stata molto longeva, eravamo entrambi nerd. Abbiamo fatto un sacco di tornei di Yu-Gi-Oh! Insieme, spesso lui si qualificava più in alto di me e quando io mi qualificavo più in alto di lui ci rimaneva malissimo, quindi c'era anche della sana competizione. Ci scambiavamo i Pokémon per avere i migliori, quindi sono stati veramente i 2 anni più schifosamente nerd della mia adolescenza, è stato bellissimo. Grazie per avermi dato la possibilità di partecipare a questo video, ti mando un saluto e un bacione. Ciao! Primo amore, devo ammettere che io da ragazzina ero un po' farfallona, mi prendevo molte cottarelle anche contemporaneamente, ma il mio primo grande amore di gioventù ovviamente ha un posto speciale nella mia memoria. Avevo 11 anni ed erano appena iniziate le scuole medie e avevo subito adocchiato questo ragazzetto di un'altra classe che mi piaceva, così, de botto, senza senso, non lo conoscevo, ma portava gli occhiali e non lo so, mi piaceva questa cosa che portasse gli occhiali ed è stato poi un crescendo perché questa roba è durata 2 anni, 2 anni di sofferenza per lui e anche agonia un po' da parte mia perché non mi corrispondeva e io attraverso dei sotterfugi cercavo di avvicinarmici. Ad esempio, gli scrivevo lettere d'amore che facevo consegnare dai miei amici. Avevo recuperato il suo numero di telefono in qualche maniera. Poi, ai tempi, era raro che i ragazzini a 11-12 anni avessero il cellulare, quindi avevo il telefono fisso di casa. Ogni tanto lo chiamavo di sera, rispondeva sua madre, ovviamente, dicevo di essere una sua compagna di classe, di aver bisogno dei compiti. E poi avvenivano queste telefonate molto imbarazzanti perché non gli dovevo dire nulla. Volevo solamente avere questo contatto umano con lui. Poi sapevo i suoi orari, sapevo quando usciva di casa per andare a scuola, quindi mi capitava di appostarmi nell'angolo che sapevo avrebbe percorso perché lo volevo vedere, volevo magari farci la strada insieme per andare a scuola. Soprattutto durante le giornate di pioggia pensavo quanto sarebbe carino camminare sotto l'ombrello con lui, cosa che non è mai successa perché poi anche quando lo vedevo in lontananza ero mega timida.
lo andavo a vedere a giocare a basket all'oratorio, sapevo l'orario in cui rientrava a casa e quindi andavo a casa della mia migliore amica che aveva il balcone che si affacciava proprio sull'entrata della casa di questo povero malcapitato. Quello che mi fa specie è che tutto questo non aveva davvero un senso, perché poi quando riuscivo ad avvicinarmici non avevo nulla da dirgli, ma mi bastava vederlo e sentirlo parlare per provare le farfalle nello stomaco e batticuore. Però l'apice della mia pazzia l'ho raggiunto quando l'ho anche rincorso delle volte. Fisicamente sì, perché non lo so, io lo volevo abbracciare, gli volevo dare dei bacini. Posso assicurare che sono diventata una persona migliore, non sono una pazza ossessiva, e anche se ricordo ormai quegli anni così un po' col sorriso e con dolcezza, ti chiedo tantissimo scusa, Peppino, ti chiamo in questa maniera per non ledere la tua privacy e quindi non rovinare la tua vita ulteriormente. Adesso sono diventata una persona migliore e mi dispiace che i tuoi compagni di classe ti prendessero in giro perché ero un po' ossessiva nei tuoi confronti. Allora, il mio amore estivo. In realtà ne devo per forza raccontare due perché sono due esperienze diametralmente opposte. Io nell'estate del 2014 ho avuto tre fidanzati e poi a novembre mi sono messa con Davide e tuttora la situazione regge. A giugno, finita la scuola, io mi sono messa con questo ragazzo che non mi piaceva. Però io non ero mai piaciuta a nessuno e a lui piacevo, quindi bah, basta, mi ci sono messa giusto per dare il primo bacio perché lo sentivo come un limite e volevo togliermi questa cosa. Lui non mi piaceva proprio, cioè ragazzi, no, veramente lui non mi piaceva proprio proprio. E non solo, dopo 2 settimane di vorticosa relazione in cui io mi sono sforzata di dirmi ma sì, che va bene, dai, che va tutto bene, sì, anche se poi ti piacerà un giorno, piccola ingenua Dani, mi sono anche riuscita a far mollare. Perché il suo migliore amico era geloso di noi due e quindi lui mi ha lasciata dicendo: devo stare di più con i miei amici. 14 anni. Quella stessa estate, invece, all'Isola d'Elba, ho preso una paurosa cotta estiva. Ci sono stata 3 settimane e per 2 settimane sono stata fidanzata con questo ragazzo di cui ho ancora un ricordo bellissimo, ancora ci parliamo quando vado lì, è sempre bello rincontrarci. È un bravissimo ragazzo, è stata proprio una storia d'amore di quelle oh, estive, cioè proprio le storie d'amore estive, è stato bellissimo, le cicale, i baci, il mare, è stato veramente carino, le cene fuori, abbiamo preso delle pizze una volta, mi ricordo che siccome volevo offrire lui e non aveva tanti soldi, avevo preso la napoletana che era quella con l'aglio e per tutta la sera ho avuto l'ansia se baciarmi avrebbe saputo d'aglio. Lui, carinissimo, però non aveva neanche il cellulare, fate conto, perché vabbè, avevo 14 anni, non era comunissimissimo avere il cellulare quando io avevo 14 anni, e lui ne aveva 16. Sono tornata a casa, però non riuscivamo mai a comunicare perché dovevo scrivere al cellulare di sua madre, ero anche sempre molto imbarazzata, e quindi dopo una settimana l'ho lasciato con un messaggio. Quindi sono stata io l'infame e dopo qualche anno, perché poi abbiamo continuato comunque a frequentarci come amici, lui mi ha confidato che mi ha odiata moltissimo e mi avrebbe voluto tirare sotto quell'auto, però è sempre stato molto molto gentile con me in realtà. E lui adesso ha una bellissima famiglia, dopo poco, tipo dopo 2 anni, si è fidanzato con questa ragazza che a me piace tantissimo, è super dolce e simpatica e si vede che sono innamoratissimi e adesso hanno una bimba, quindi... Questa, diciamo, questa secondo me è la storia estiva più bella che ho avuto. Poi, vabbè, l'altra faceva schifo. Quindi, grazie Fiore per avermi fatto la domanda e chiudiamola qui. Primi amori estivi, mazza, questo mi riporta indietro a bestia. Credo che il mio primo, se possiamo definirlo amore, cotta estiva, sia stato quando avevo più o meno 6 anni. Ero Già ancora così, in Romania, ma sì. hai ricordi di te a 6 anni? Ricordi me a 2 anni, Cioè, i miei insomma. ricordi di queste cose partono almeno dall'adolescenza. Io prima quasi le cose non me le Scusami, tu a ricordo. 8 anni non ricordi niente di quello che Boh, dei facevi? flash delle elementari, ma non così dettagliati degli amori estivi. Infatti, la mia storia sarà un po' dopo. No, io invece avevo tipo 6 anni, ero ancora in Romania, dove mio padre gestiva una specie di orfanotrofio barra Dove sta scuola. andando questa storia? No, c'era stata un'esperienza di scambio
pensa, con una scuola italiana. Era destino Era allora. destino, Destino. ne, che ne sapevo io. Ed era venuta questa scolaresca italiana, era molto più grande perché comunque erano adolescenti, erano studenti del liceo, avranno avuto quei 16, 17, anche 18 anni. E mi ricordo che in mezzo a questo gruppo c'era questa ragazza, non mi ricordo assolutamente il suo No, nome, no, nel poverina. senso, tu non ti ricordi neanche cosa se esistevi a 8 No, anni, ce la vabbè, prendi con me. E c'era questa, mi ricordo soltanto che aveva questo caschetto di capelli biondini e io mi ero preso una cotta per questa ragazza, di cui tra l'altro aveva tipo il doppio della mia età, se non il triplo, fra poco. Non parlavo assolutamente la sua lingua, quindi si comunicava soltanto, gesti. sì, io sapevo un po' di inglese, quindi parlavo in inglese. Però lei mi piaceva un sacco e quindi siccome ero sempre lì insieme a mio padre, le stavo sempre appresso e lei ovviamente mi ha preso in simpatia perché ero un bambino, ero un ragazzino simpatico, tutto quanto. Sarei rimasta lì tipo 2 settimane in cui sono stato proprio attaccato a lei. Poverina. Sì, probabilmente anche essendo un po' pedante, però lei Ma era lei super. aveva Sì. tipo il triplo della tua età. Io Quindi lei in vacanza, sempre questo avuto una, io ho scambio, sempre avuto una cosa e per le donne. dietro il Sempre avuto una cosa per le ragazzino. donne più grandi, più mature, visto? Era già iniziata Era allora. destino. Solo che appunto ad una certa, boh, la vacanza è finita, sono dovuti ritornare. Però mi ricordo che l'ultimo giorno mi ha salutato e mi ha dato un bacino sulla Oh, ma che guancia. cosa Sì, che tenera. mi sono che ho custodito. Ma poi vai dagli amici, ciao, visto che Mi ha figo, cioè, baciato. l'italiana mi ha dato il bacino. E quella è stata la mia prima cotta estiva che effettivamente riesco a ricordare verso un'italiana che aveva il doppio dei miei anni e quindi. Sì, me la sceglievo proprio appositamente. Apposta. Io invece ho un ricordo leggermente diverso e un po' buffo. Perché per quanto riguarda età veramente piccola, non ho moltissimi ricordi dell'estate perché le passavo tutto il tempo con i miei cugini. Però tipo verso prima, seconda superiore, vado in vacanza in Abruzzo e affittiamo una casa con i miei per stare in vacanza. In spiaggia conosco questo gruppo di ragazzi e in questo gruppo di ragazzi ce n'era uno che mi ha particolarmente colpito. E mi ricordo si chiamava Luca, se non ricordo Ah, male. nuovo film della Pixar in arrivo. Esatto. Aveva gli stessi capelli ricci. Ah, ok. Mi aveva un sacco preso, però ero comunque una ragazza molto timida, quindi non sapevo come approcciarmi, come parlare. Mi ricordo che giocavamo in spiaggia a palla, a lanciarci la palla da rugby e basta. E sta di fatto che io volevo un po' fare qualcosa, ma non sapevo cosa. Quindi C'è sempre questa cosa l'ultimo dell'ultimo giorno giorno. decido di scrivere una lettera. Oh, Decido di scrivere una che lettera. romantica. Allora mi metto la mattina, non vado in spiaggia, la mattina scrivo questa lettera. Solo che ovviamente in casa con i miei questa lettera la volevo nascondere. E l'avevo nascosta questa lettera che gliel'avrei data l'ultimo giorno perché ovviamente io fifona, ti do la lettera e poi scappo. Così proprio se un rifiuto, tanto non ti vedo, se è una cosa positiva, boh, comunque non ti vedo, quindi non so che vantaggi può portare questa mia tecnica. Quindi E ho detto l'ultimo era giorno. una lose-lose situation, comunque Sì, usciva tu non ne non uscivi bene. riuscivo persa. Ho detto scrivo questa lettera e gliela do l'ultimo giorno. E quella lettera la persi. Persi No! la Ma come? lettera in casa, in questa casa che avevamo affittato, io per la fretta di andare a mangiare, nascosi la lettera. Dopo pranzo non riesco più a trovarla. Passo tutto il pomeriggio a cercare questa lettera e non la trovo, non so cosa fare. E il problema è che quella lettera si è persa in quella casa di questa signora che conosceva il ragazzino Luca, Ah! hai capito? Quindi io nell'imbarazzo più totale dicevo adesso questa che mi ha affittato casa trova la lettera, chissà cosa pensa, e quindi me ne sono scappata dall'Abruzzo con la vergogna di aver perso una lettera d'amore ed aver perso l'occasione anche di consegnarla. Beh, almeno lo Un conosce, almeno lo disastro. conosceva. Pensa se tipo il marito trovava. Scusami, Rosalba, chi diamine è Luca? Pensa! Pensa se magari il marito pensava Magari che ho rovinavi. rovinato un matrimonio. Per il cibo, tra l'altro, ricordiamoci questo, che ci sta. Questa è la
la cosa più buffa, cioè una lettera che non ho consegnato perché ho perso. Beh, evidentemente se il mio era destino, il tuo non Non lo era era, non era destino che dovessi destino. consegnare questa lettera. Fiore, innanzitutto complimenti per il tuo nuovo romanzo, non vedo l'ora che mi arrivi e di leggerlo. E poi non so se ti serve una presentazione a questo video, ma ciao a tutti! Io sono Giulia, mi trovate sul web ovunque come Giulia De Mar, principalmente parlo di libri, ma anche di tante cose stupide perché lo sono io per prima, e oggi Fiore mi ha chiesto di raccontarvi la mia prima cotta estiva. Diciamo che non c'è molto ti in questo racconto, sarà abbastanza breve perché le mie prime cotte io ero una schiappa assoluta e generalmente troppo timida per esistere, quindi mi nascondevo dietro le tende e fissavo come uno stalker tutti i miei interessini amorosini. A parte le primissime cotte dove ho sofferto, ovviamente l'impossibile, perché indovina Giulia, se tu non dici alla gente che ti piace, loro non lo sapranno. Poi è entrato lo scorpione che è me e ho iniziato semplicemente a dire a tutti quanti, a sparare come un cecchino su tutti quanti. Ma quello che ti voglio raccontare è il mio amore estivo per eccellenza, cioè più di così il mio cuore non può sostenere. In realtà ne ho due. Te li racconto tutte e due, poi tu decidi quale mettere. Tra l'altro, nessuno dei due sa nulla. Fortunatamente non mi ricordo i nomi, o comunque li censurerei lo stesso. Quindi spero che voi non troviate mai questi video. Ciao, nel caso mi piacevate quando avevo 14 e 16 anni. Tolto il fatto che a 14 e 16 anni ti vedi decisamente più bella di quanto sei, invece io ero una chubby girl, decisamente molto troppo timida. Il primo amore lo potrei raccontare come Onde sulle sponde di Alex Britti, anche perché era la canzone che viaggiava continuamente quell'estate. Prima ero veramente molto piccola, penso di aver avuto, boh, 11 anni, non rimembro, forse anche meno. Comunque la intitolerei Onde sulle sponde, perché la canzone in sottofondo a tutto questo racconto dovrebbe essere Onde sulle sponde di Alex Britti, perché partiva fortissimo tutto il tempo, e lo scenario è il Mar Rosso, in un resort, perché in quel periodo tutti i genitori d'Italia penso che andassero in una cosa così, e quindi anch'io con i miei. In quello stesso resort ho trovato l'amore della mia vita con suo padre, e l'amore della mia vita, boh, avrà avuto 13 anni, non saprei. Ero un ragazzino, io ho un debole per i mori occhi scuri da sempre, penso che questa cosa non cambierà mai, e lo chiameremo Andrea, mi ricordo, comunque nel caso potrebbe essere anche su un nome vero per quanto io ne sappia. Incontrati sbattendoci in piscina uno contro l'altro, ci siamo conosciuti, scusati, pensate il livello di disagio che la me ingenua e assolutamente già innamorata al primo, cioè io l'ho preso in pieno e mi sono innamorata. Lui, non farò spoiler, non penso che vi abbia mai cagata in nessun modo. Comunque, da lì ci siamo conosciuti, abbiamo giocato insieme perché io avevo comunque boh 10 anni. E era simpaticissimo, intelligentissimo, leggeva anche dei libri, anche suo padre era simpatico. Fortunatamente, no, non è stato un momento a Sarratore Nino Sarratore, perché oddio, per l'amor di Dio. Ormai qualunque padre e figlio mi viene in mente subito quel maledetto di Nino, ma detto ciò, quello che è successo durante questa prima cotta è quello che penso succeda a tutti, ovvero io ho iniziato a stalkerizzarlo, ho iniziato a prepararmi per arrivare esattamente dove era lui nel punto giusto, facevamo le danzette, quelle dei resort estivi, io ero innamorata persa ma lo fissavo. Quindi direi che questa è la storia più emozionante che abbiate mai sentito, sono sicura di sì. La volta dopo, invece, era un po' più grande ed ero innamorata di questo ragazzino incredibile, della città dove andavo sempre d'estate. Lui, sempre moro occhi scuri, non sorprenderà mai nessuno perché la mia ossessione è sempre, pur sempre valida. Bellissimo, altissimo, purissimo, levissimo, e lo chiameremo Gianni. Praticamente suo padre aveva una barca e spesso uscivamo in barca giusto per farci due bagni, e anche qui il mio essere attiva verso la mia cotta era zero, perché ovviamente ogni volta che mi parlava io andavo in mutismo selettivo, zitta, non avevo più personalità né cervello. Questo vabbè, quello è un po' tutti i giorni, però comunque il massimo che io abbia mai fatto per impressionarlo penso sia stato cadere dalla barca durante un tuffo. Malissimo, tra l'altro, mi ero fatta malissimo. Che figura di merda. Comunque, neanche a dirlo, questa tecnica incredibile non ha funzionato. Non credo che lui sia stato mai innamorato di me. Non c'è mai stata nessuna confessione credibile. Spero che stia bene, non mai più visto. Però ti ricordo con affetto e amore, e soprattutto ricordo la tua barca con affetto e amore. L'estate in barca, cioè comunque un'estate in barca con la cotta, sempre piacevole come ricordo. Fiore, non.
Ho delle storie un po' più saucy, ma non erano primo amore, non erano neanche primo amore estivo, non erano ombelino, erano solo casi umani di quando ero più vecchia. Quindi purtroppo non rientrano nella categoria, ma intanto ti faccio un in bocca al lupo incredibile per il libro, anche se so che sarà bellissimo. Per questo video ti voglio tanto bene e un bacio. Allora Fiore, tu mi hai chiesto di raccontarti un aneddoto della mia vita sentimentale adolescenziale. Purtroppo non ci sono aneddoti, perché la mia vita sentimentale adolescenziale è stata flat, proprio, sai, la calma piatta, l'elettrocardiogramma, cioè il mio era così, però per il mondo era così. E quindi ti racconto quest'altra cosa che è successa un po' dopo, quando già ero una ragazza. Insomma, sono andata in vacanza in questo villaggio e mi sono innamorata follemente, cioè proprio tipo grande amore di questo tizio. E iniziamo a parlare, c'era proprio un feeling pazzesco. Ovviamente mentre lui aveva un feeling pazzesco con me, che lo avevo solo con lui, lo aveva con altre 20 persone che lo avevano anche loro con lui. Però non volevo fare quella che, sai, la classica storia da villaggio, così ci sta insieme e poi chi si è visto, no. Io volevo dare dignità a questo amore, non so perché volessi fare questa cosa, ritenessi almeno che fosse indignitoso stare con lui lì al villaggio, e quindi me ne andai lasciandogli un biglietto alla reception in cui non ho scritto il mio numero di telefono. Cioè, ho scritto una frase super bella e poetica, ma il mio numero di telefono no. Tornando in aereo ho pianto tutte le mie lacrime per questa cosa, perché non gli avevo lasciato il numero, non mi chiamerà mai perché non gli ho lasciato il mio numero, banalmente. Sono finita a fare a Stoke e dà il nome proprio di questo ragazzo e praticamente il gruppo, la compagnia, la global company che possedeva la piccola company per cui lui lavorava, io sono riuscita a rintracciarlo. Non sapevo altro, non era l'era di internet, non c'era modo di cercare la gente, non c'erano i social, quindi ho fatto tutto per telefono, cioè tipo una spia russa. Praticamente mi attaccavo al telefono e iniziavo a fare delle domande, fingendo, non lo so, di voler fare un colloquio, e poi cercare, cioè una cosa orribile, orribile ho fatto, però in realtà le mie intenzioni erano pure e buone. E infatti cosa successe? Che lo ritrovai. L'ho ritrovato e poi niente, siamo stati insieme, è finita malissimo, ma ne è valsa la pena. Ciao Fiore, ciao follower di Fiore, sono Shanti online, Shanti Lips, e sono qui per raccontarvi del mio primo amore. Allora, oh mio Dio, è passato tanto tempo, avevo 20 anni, in realtà, cioè non è stata ovviamente la mia prima cotta, perché penso di aver avuto la mia prima cotta quando ero ancora nella pancia di mia madre, ma proprio il vero amore che dalla mia testa è il mio primo vero amore è stata una ragazza che si chiamava Francesca, di cui tra l'altro trovate un video sul mio canale, no spam. C'è proprio un video fatto con lei a distanza di anni. Praticamente era andata così, io avevo scoperto della sua esistenza su Facebook in qualche pagina, qualche gruppo di cosplay, e l'avevo notata perché era troppo bella e credo di averla tipo aggiunta, averle scritto io, e abbiamo cominciato a sentirci così. Ma ci siamo viste per la prima volta dal vivo in realtà in estate, perché io ero andata al mare con la mia famiglia e le avevo proposto di venire a passare un po' di tempo con noi lì al mare. Lei ha accettato, la mia famiglia era d'accordo, e quindi ci siamo viste in realtà per la prima volta in stazione così dal nulla, e abbiamo passato forse questa settimana 10 giorni insieme. E all'inizio era stranissimo, perché in realtà io avevo già avuto delle cose con delle ragazze fino a quel momento, però con lei era diverso, io ero veramente super persa. Lei era la classica ragazza, diciamo un po' cattiva ragazza, nel senso che era quella un pochino più fredda, un pochino più sulle sue, che non voleva veramente legarsi, mentre io ero lì tipo ti prego amami. E in realtà è stata una settimana bellissima, di baci dati di nascosto dalla mia famiglia, noi che ci avventuravamo per le stradine liguri mano nella mano a parlare fino a notte fonda. Con lei ho avuto anche la mia prima volta durante quella settimana, e è stato veramente un momento super intenso che ricorderò per sempre, proprio in realtà con tanto affetto, nonostante poi le cose con lei non siano andate avanti molto a lungo, proprio perché io ero persissima e avrei voluto qualcosa di più serio, ma lei appunto non era ancora pronta per qualcosa di più impegnato. Però devo dire che emozioni come quelle sono una cosa così assurda e incredibile, ed è stato tutto poi così poetico, proprio perché tutte queste prime volte al mare, con questi paesaggi meravigliosi, tutto così leggero, che
che nonostante tutto lo ricorderò per sempre con tantissimo affetto. Proprio per questo in realtà non vedo l'ora di leggere il tuo libro, Fiore, perché mi sembra proprio, cioè, di veder raccontato questo mio primo amore, non vedo l'ora di riviverlo nelle tue pagine, quindi grazie per averlo scritto. Che bello, da un lato vorrei tipo vivere un nuovo primo amore ogni estate. Non so se il mio ragazzo sia d'accordo però. Ciao! Ho dimenticato di dirvi che alla fine noi eravamo convintissime di essere riuscite a fare tutto di nascosto e in realtà poi scopro che mio padre sapeva, quindi probabilmente ci ha viste o sentite in qualche momento. Non saprò mai la verità, non gliela voglio chiedere! Una storia più bella dell'altra, qual è la vostra preferita? Ma soprattutto qual è la vostra storia, il vostro primo amore estivo? Voglio sapere tutto quanto, scrivetemelo nei commenti, così la mia curiosità sarà pagata. Se questo video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao! Questa era una nave.